Di fronte Catania e Pescara, stadio Angelo Massimino, quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, gara secca di eliminazione diretta. Sappiamo tutti le condizioni di Zeman, che sta meglio, e questa è una notizia molto positiva. Guidare la squadra dalla panchina Giovanni Bucaro, il suo vice. Un solo cambio rispetto al match con l'Olbia, Di Pasquale preferito a Mesic. Nel Catania diverse assenze, l'ex Rizzo, la Dinetti di Carmine, Silvestri, Bois. Lo squalificato De Luca, nel Pescara fuori Brosco e Franchini, 4-2-3-1 nel Catania, Chiarella e Bocici, due ex esterni con Chiricò, riferimento centrale sulla tre quarti Rocca, che non è un vero trequartista. Comincia così la partita del Pescara. Merola, il taglio di Cuppone alle spalle dei difensori del Catania, intervento risolutivo di Betters, però grande opportunità a disposizione di Cuppone. Poi Cornero taglia questo pallone molto interessante, c'è cioè l'intervento provvidenziale di Lorenzini in anticipo su Merola. Tentativo di Chiricò, la palla che sorvola la traversa della porta, difesa da Plizzari. Il Pescara domina nel primo tempo, c'è questo colpo di testa, la deviazione, spalle alla porta di Cuppone, gran riflesso dell'estremo difensore del Catania, il lettone Betters. Poi il gran destro di Accornero, la traversa clamorosa, collo esterno, era battuto il portiere del Catania, sfortunato in questa circostanza. Il Pescara che fa la partita a ritmo. Idee, grande fase in un possesso, poi c'è anche una bella parata di Plizzari sul colpo di testa del numero 2 Curado, l'italo-argentino, sugli sviluppi di un cross su calcio franco di Chiricò. Poi ancora un tentativo, questa volta di Tugnov, palla bloccata facilmente dall'estremo difensore Etneo. Siamo nel secondo tempo, il Catania comincia in modo aggressivo, non è lo stesso Pescara della prima frazione di gioco, ci prova Loi da lontanissimo. Mira completamente sbagliata da parte dell'ex giocatore dell'Avellino. Poi al 56esimo si eclissa Pierno, che aveva preso il posto di Milani. Opportunità per Chiarella, che è stato molto sfortunato, il palo. E poi sulla respinta il grande intervento di Plizzari, che dice no a Cosimo Chiricò. Inquadrato Chiarella, sfortunato la circostanza, dunque parità di legni da parte delle due squadre. Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Rapisarda, il capitano del Catania, ex L'Aquila. Palla sorvola la traversa della porta difesa da Plizzari. I pericoli sempre sulle palle inattive, nel gioco aereo, e qui c'è il gol del Catania. Tre colpi di testa, quello decisivo di Castellini al minuto 66 sugli sviluppi di un corner battuto da Chiricò. Due colpi di testa, quello di Rapisarda, quello di Lorenzini, e poi sulla traiettoria praticamente indisturbato il numero 27 Castellini. Castellini, classe 2003, infila l'incolpevole Plizzari, 74esimo, ci prova ancora il Catania col neoentrato Marsura. Sul risultato, sul punteggio di 1-0, la mira non è delle più felici, Marsura ex Venezia e Livorno, e poi dalla lunga distanza di Pasquale. Siamo all'86esimo, il Pescara è in 10 uomini da 2 minuti, non ce la fa Pellacani, un problema al ginocchio, esaurite tutte le sostituzioni, ci sono dei cambi in difesa, addirittura da Gasso terzino sinistro con Floriani centrale, arriva il raddoppio al 90esimo di Zammarini, servito nella circostanza, una gran giocata di Zanellato, ex Spal e Crotone, il destro di Zammarini, classe 96, ex Pordenone. Nulla da fare per Plizzari, 2-0 il punteggio quando siamo giunti al 91esimo. Pescara è in 10 uomini da qualche minuto, finisce dopo 7 minuti di recupero il Catania in semifinale. Il Pescara esce dalla Coppa, ma a testa alta.